Presidente Durati, lo stato d'animo dopo questa serata? Beh, sicuramente non è euforico, un 4-1 si commenta da sé, il Cervè stasera è uscito vittorioso meritatamente. Comunque due partite, un primo tempo a favore diciamo del Chiasso, tranne che nel risultato, e un secondo tempo dove Chiasso non c'è stato. Sì, nel primo tempo siamo partiti bene, abbiamo avuto le nostre occasioni da gol, non siamo riusciti a trasformarle, poi la legge del calcio dice che di solito quando un gol è mancato si rischia anche di subirne uno, e così è stato. No, al di là delle occasioni mancate, che purtroppo stanno diventando un po' un'abitudine, comunque l'arbitraggio ha condizionato pesantemente. No, io non sono solito recriminare, se si perde una partita 4-1 dobbiamo guardare i nostri errori più che effettivamente anche magari delle mancanze dell'arbitro, però non sono state assolutamente decisive questa sera. Con Lugano a questo punto quanto pesa? Ecco, adesso sì, adesso dobbiamo essere bravi in questo momento difficile a restare lucidi e a preparare la prossima partita contro il Lugano. C'è una sconfitta diversa da quella di Siracusa questa però. È una sconfitta un po' diversa, adesso ripeto, dobbiamo rimboccarci le maniche ed impostare al meglio la partita che ci vedrà opposti contro il Lugano sabato.